Eccoci adesso a descrivere, dopo aver visto introduzione, Power BI Desktop e Power BI Cloud, l'architettura di Power BI nel suo complesso. Power BI quindi comprende due ambiti. L'ambito locale, che è l'ambito in cui si usa Power BI Desktop, e l'ambito cloud, in cui si passa appunto al powerbi.com. È importante capire bene questa architettura per comprendere bene il modo migliore di utilizzare Power BI in diverse situazioni. Allora, prima cosa, l'ambito locale utilizza Power BI Desktop come tool, quindi il designer sul suo PC si collega alla base dati, preferibilmente in import, per ovvie ragioni di velocità e di comodità di vedere fisicamente i dati. Nel caso in cui questo non sia possibile, ci si può collegare in direct query, non con tutte le sorgenti, ma tipicamente con SQL Server, che è la sorgente principale, questo è possibile. Quindi si stabilisce una connessione con i dati in una di queste due modalità e si crea in Power BI Desktop il report. Quindi parliamo di indicatori, parliamo di grafici, parliamo di tabelle, matrici, mappe, quello che è. Una volta completata questa fase, quindi una volta che il designer è soddisfatto e il cliente è soddisfatto del report, per poter fare in modo che altri accedano al report, so bene che qualcuno di voi non lo farà mai, perché molti tecnici si fanno il loro Power BI Desktop e se lo tengono per sé, ma l'utilizzo che Microsoft ha pensato è poi quello appunto di pubblicare una versione ufficiale, quindi di produzione, in un ambito di pubblicazione che è l'ambito cloud. Quindi passiamo non più in locale, ma passiamo su un browser, passiamo ad avere pubblicato su un server che è dov'è, e in un ambito in cui chiunque può andare ad attingere, naturalmente con le proprie credenziali, il report in un'altra forma, una forma in modalità disponibile attraverso un browser, quindi attraverso internet. Cosa si pubblica? Ricordiamoci che si pubblicano sia i dati che il report. Come vedete, ho evidenziato qui che anche i dati sono stati pubblicati, ovviamente i dati per come sono nel momento in cui si fa publish. Quindi viene fatta una foto, in particolare quindi quelli che sono stati importati. Nel caso in cui si pubblica un report in direct query, ovviamente non si pubblicano i dati perché i dati non sono a disposizione. In questo caso si pubblicherebbe soltanto la parte grafica, mentre se io ho creato un report con import pubblico tutte e due queste cose. Se sono in direct query posso pubblicare soltanto questa parte qua. A questo punto quindi c'è un ambito in cui il mio report è stato pubblicato, cioè ha una versione ufficiale. Ovviamente io poi devo schedulare, quindi il designer attraverso la collaborazione con l'impresa si preoccupa di schedulare il refresh direttamente verso i dati. Non è pensabile che sia per aggiornare questi dati il designer dall'ambito locale debba pubblicare ogni volta. Quindi quello che si fa è, si tiene la versione del report pubblicata, quindi parliamo di questa parte qua, e si fa in modo attraverso un gateway, un programma che si scarica direttamente dal cloud, di fare in modo che sia possibile questo refresh periodico, o che sia comunque possibile che quando io cedo, io in realtà le persone con cui faccio condivisione, adesso arriviamo, al report, il report abbia dei dati dentro. Nel caso di direct query purtroppo questi dati dovranno essere caricati al momento dell'accesso al report, visto che non sono contenuti né nel desktop che ha pubblicato né appunto in powerbi.com. Quindi è possibile attraverso il gateway fare un refresh periodico dei dati ogni tot, nel caso in cui questa sia la politica che è stata scelta, quindi per poter fare, diciamo così, un refresh dei dati in locale, quindi nel caso di un report in import. Una volta che questa tecnologia è stata abilitata, io adesso ho la possibilità di avere, ancora solo per me stesso, il report pubblicato sul cloud, posso vederlo su un cellulare, posso vederlo su un tablet, ma da questo punto in poi parte la pubblicazione, quindi non è la condivisione, quindi non è possibile, lo ribadisco ancora una volta, condividere direttamente dall'ambito locale. Per condividere bisogna prima andare nell'ambito cloud e poi solo successivamente si può passare alla condivisione. Ci sono moltissimi modi di condividere e cambiano in continuazione. Si può condividere il report, si può condividere una dashboard, si può rendere alcune persone membri di una workspace in cui caricare tutta una serie di report, così le persone sono tutte automaticamente con diversi diritti autorizzati a vedere certi report. Ci sono pro e contro, si può pubblicare un'app,
sono tantissimi modi diversi. In generale, comunque, una volta che il report è qui, attraverso la funzionalità di sharing che ho fatto vedere brevemente nel video precedente come fare, si possono inserire le persone che possono accedere a questo report. Quindi queste persone, gli utenti che potranno condividere, accederanno soltanto al report attraverso powerbi.com. Ovviamente accederanno con le proprie credenziali, e questo fa in modo che nel momento in cui io creo il report dal punto di vista del desktop, posso creare la cosiddetta row level security, che mi permette di fare in modo che lo user 1 non veda tutti i grafici, diciamo così, veda i grafici certo, ma con dei dati differenti, perché vengono filtrati, perché per esempio lui deve vedere soltanto i dati della Cina, faccio un esempio, e così via. Quindi si può fare in modo, questa è la parte anche importante, di decidere chi vede che cosa in un ambito di sharing. Ovviamente ai diversi user si possono dare diversi diritti, la possibilità di condividere a loro volta, la possibilità di modificarli e così via. In generale, comunque, questo è il metodo, diciamo così, più semplice per fare una condivisione di report. E questa, estremamente in sintesi, perché naturalmente non abbiamo coperto tutte le varie sfaccettature, è l'architettura di base di Power BI.